Apotober è avvenuto in effetti, e vi faccio vedere anche questo grafico che ha una previsione, quella costruita seguendo quelle che erano le logiche di Plan B, un vecchio video dove ho fatto una previsione in base a Plan B, l'abbiamo commentata insieme perché Plan B ha posizioni di target veramente alti per Bitcoin, ma incredibile quello che è successo a ottobre, in questo caso più o meno no, è andato vicino alla sua previsione. Adesso lo guardiamo insieme, quindi Apotober è avvenuto, ma poco, piccolino, non molto ampio, non così impattante come ci si aspettava. Mese di novembre invece può essere interessante, inizia oggi. Quali sono i livelli più importanti, che cosa dobbiamo tenere in considerazione se andiamo in price discovery, che cosa succede, e soprattutto quali sono invece i livelli di supporto per il mese di novembre che dobbiamo tenere sotto stretta osservazione per capire se questo movimento rialzista iniziato in tutto sommato ad ottobre potrà continuare o meno. I soliti commenti, le solite conclusioni, tutto quello che vi serve fino alla fine del prossimo mese. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, analisi del mese attuale di Bitcoin, l'inizio del mese di novembre e soprattutto analisi di quello che è successo ad ottobre. Iniziamo ovviamente con l'analisi dei dati sulla questione ottobre e dove siamo arrivati a livello di analisi tecnica. Ci sono anche dei dati, questo è il mese, ci sono anche dei grafici molto interessanti da andare a vedere, ad esempio quello settimanale, e andiamo un po' a tirare tutte le eventuali conseguenze. Ma prima di iniziare in questo video, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, soprattutto lasciatemi i pollici, perché più pollici mi lasciate, più distruggete il bottone dei mi piace e più saliamo nel mese di novembre. Oh, questa è cattivissima, dai, me la sono chiamata, va bene ragazzi, però magari funziona, non si sa mai. Lancio anche la moneta, che non la lancio veramente da un po' di tempo, che porti fortuna, non vi dico il risultato perché non mi è piaciuto, però in linea di massima andiamo ad analizzare i dati. Allora, quarter Q4 iniziato da un mese, più 12%, la media è veramente altissima, ma dobbiamo riconsiderare secondo me quella che è una media più accettabile negli ultimi anni, che secondo me gira intorno più o meno al 20-40%, non al più 82. Il mese di novembre e di ottobre ha chiuso con un più 10,76, è una sinceramente è comunque un mese accettabile, però diciamo che ovviamente non ha scioccato il mercato, quindi non c'è stato questo shock di mercato per quanto riguarda l'app. In linea di massima, se andiamo a guardare invece gli ultimi anni di ottobre, intanto sono tutti positivi, però ci rendiamo conto che tutto sommato questo risultato, no, non è così difforme da quello che ci potevamo aspettare. È un po' piccolino, è vero, però i risultati più grossi sono stati più 40% qui, più 28%, ma gli altri siamo in linea. Beh, abbiamo avuto un più 27, questo ha fatto un più 10 come un anno del 2019, ma anche l'anno del 2022, beh, era l'anno del bear market, abbiamo avuto un solo più 5. Sicuramente ci aspettavamo almeno un 20-25%, però c'è da dire una cosa, siamo anche stati ad ottobre sotto il livello di resistenza più importante di Bitcoin degli ultimi 7-8 mesi. Questo è anche importante da andare a considerare, perché al di là dei dati storici in sé, dobbiamo anche tenere in considerazione che comunque esiste, no, un'analisi tecnica del mercato, e che il mercato non è che non aveva provato a far di più, ma semplicemente poi negli ultimi giorni, quindi proprio ieri, ha fatto un down importante, perché era salito comunque fino al 16%, guardate, 16,50. Poi da lì non è riuscito a breccare il livello di resistenza, ma è anche un massimo storico, e quindi diciamo non è una cosa così diciamo facilissima da fare, ecco, diciamo così, e quindi è ritornato un po' indietro. Andiamo a vedere a questo punto quello che potrebbero essere invece i dati relativi a novembre. Novembre non è tutto sommato un mese negativo, anzi è uno dei mesi che ha comunque molta forza anche per quanto riguarda Bitcoin. È vero, non sempre ha chiuso in positivo, ci sono stati degli anni molto brutti, per esempio gli anni dei ribassi, no, del bear market, ha fatto meno 16, meno 36, e anche un anno strano, il 2019, che aveva fatto, come il 2021, un anno di natura negativa.
Però in linea di massima l'average di rialzo del mese di novembre tutto sommato non è malaccio, anche se ancora una volta in questo caso è tutto dipendente dall'anno 2013, che dovrebbero essere eliminati per avere una statistica migliore. Negli ultimi anni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il livello medio non è per niente alto. Infatti più o meno, se andiamo a considerare per esempio dalla fine del 2018, giusto per provare i dati e fare quindi analisi solo sui nuovi cicli, abbiamo il 2019, il 2020, il 2021, 22 e 23, più o meno questi dati da questi nuovi cicli sono per un più 2%, cioè zero oscillazione in sostanza, anche perché in realtà abbiamo avuto soltanto due anni positivi, cioè il 2020 molto grosso e poi oscillazione nel 2023, oscillazione in questo caso negativo 2021 e poi un anno negativo 2022, bear market appunto del 2022. Quindi in sostanza l'andamento degli ultimi anni, quelli che magari riguardano i cicli iniziati dalla post halving del 2010, quello del 2020, diciamo il ciclo dell'halving del 2020, quindi post bear market 2018, non sono così tanto positivi, che non sia arrivato appunto il momento più importante, cioè quello di avere sostanzialmente un'impennata anche nel mese di novembre. Potrebbe in effetti essere proprio così. Comunque, in linea di massima, adesso ci spostiamo ad analizzare quello che è un grafico che è relativo al mese di novembre, quindi analisi in pratica del grafico su novembre come candela, quindi livelli di supporto, livelli di resistenza. Allora, a livello chiaro di livello di resistenza è evidente che c'è il massimo storico. Nel mese di marzo il massimo storico in chiusura del mese è stato 71,285 ed è incredibile come nel mese di ottobre noi siamo puntualmente scesi nell'arco di un solo giorno, cioè l'ultimo giorno, al di sotto di questo livello per chiudere sotto il precedente massimo storico. Incredibile, l'abbiamo fatto tutto in una unica giornata. Andiamolo a vedere la questione, perché il 30 di ottobre la chiusura è avvenuta a 72,331, quindi eravamo al di sopra del massimo storico in chiusura mensile di Bitcoin. Nella giornata del 31, con questo meno 2,90, Bitcoin se n'è andato al di sotto della chiusura del mese di marzo e in pratica ha confermato quindi un ottobre con una chiusura a 72,230 più bassa del precedente. Incredibile ancora una volta la puntualità di questa analisi, ovviamente su time frame così ampi che sono difficilmente tradabili, ma hanno una significatività per il lungo periodo veramente veramente rilevante. Andiamo a vedere a questo punto anche i massimi prezzi Bitstamp: 73.600, 73.794. Mi facevano notare in Academy alcuni utenti che sono lì registrati che in molte altre valute Bitcoin ha aggiornato i massimi storici, in tantissime altre valute, anche sul grafico del future del CME. In effetti, i massimi storici sono stati aggiornati. Ecco il grafico del future del CME, il precedente massimo storico toccato era stato toccato, diciamo, a marzo del 24, scusate, ed eccolo qui, non ci vedo molto bene, allora 74,4. E qui è stato fatto 74,485, quindi un aggiornamento, vi faccio insomma uno zoom, candela di natura settimanale ovviamente, eccola qui, quindi precedente massimo storico 74,415, 74,485, quindi ovviamente qual è il significato di questa cosa? Nulla, è semplicemente un doppio massimo. Però un po' un senso ce l'ha da un punto di vista ciclico, ne abbiamo parlato con gli amici a
appunto in Academy. Perché? Perché la questione ciclica su un breakout dei massimi storici è molto rilevante, in quanto teoricamente potrebbe vincolare uno dei cicli che è partito insomma da lì. Però insomma non è un video di analisi ciclica di questo tipo, però diciamo non ha grande rilevanza se non da un punto di vista ciclico. C'è da farvi vedere anche una questione come anche qui sul CME la questione ciclica impone che un minimo sia fatto qui nel mese di settembre e non quello nel mese di agosto. Quindi ancora una volta c'è una discrepanza che dovremmo poi andare a considerare, che non è la prima volta che Bitcoin ci mette di fronte a queste situazioni poi nei mesi successivi. In pratica è come se anche su questo grafico abbiamo una struttura ciclica di un mensile 29 giorni che è, non si capisce se fa parte del nuovo ciclo o del precedente ciclo, proprio perché ha una shadow più bassa ad agosto, è vero, ma ha un minimo più basso in chiusura a settembre, tra l'altro togliendo appunto le oscillazioni. Guardate come è veramente pulita la struttura ribassista così costruita. Qua si sembra dire è questo il minimo rilevante, cioè quello di settembre. Teoricamente, ragazzi, se fosse in effetti così, sarebbe molto meglio, perché questo perché in sostanza avremmo più tempo per muoverci al rialzo, in quanto abbiamo un mese in più in pratica di nuovo ciclo annuale. Vabbè, questo comunque lo vedremo poi con calma. I livelli di resistenza a questo punto. Allora, resistenza massimo storico l'abbiamo detto, il livello invece di supporto è dato da cosa? Allora, a livello di ciclicità e di candele mensili, il primo livello di supporto rilevante è dato dai 67.008. C'è da dire che non è molto strano il non raggiungimento di un pullback di questo tipo, perché questo livello sarebbe il naturale pullback di questa zona di resistenza che è stata breccata nel mese di novembre, di ottobre. Quindi a novembre potrebbe centrare il pullback prima di creare una fase rialzista. Quindi 67.600, quindi circa area 68-67, quella zona lì, è un'area di supporto molto importante e di pullback per quanto riguarda Bitcoin. Siamo all'inizio di novembre, quindi la possibilità di raggiungere questo livello c'è, teniamolo in considerazione. Ovviamente cosa cambia? Secondo me, se l'accelerazione avverrà, ecco questo, vi metto il mio solito quadratino di zona pullback in questa parte qui, se l'accelerazione avverrà al rialzo invece in un lasso di tempo un po' breve, andando a superare i massimi storici fatti, vabbè quelli di marzo sono un po' più alti, comunque io parlo dei massimi di ottobre 2024, secondo me difficilmente poi andrà a testare questo minimo. La candela di oggi, che ha iniziato con questa shadow ribassista, è già di per sé utile, non è sufficiente in maniera puntuale, però è già di per sé utile ad aver fatto un breve piccolo ritracciamento che serve a creare, no, un movimento standard. Siamo andati ad un livello di minimo di 68.777, era meglio scendere almeno intorno ai 68 circa e fare un minimo un po' più corposo. Non mi disturba il raggiungimento di un minimo così, tra virgolette, alto come ritracciamento naturale. Quello che mi disturba è che sia stato fatto l'1 di novembre, e questo a me non piace per niente. Ve lo dico perché i minimi di solito fatti nelle prime giornate del mese hanno due funzioni separate. La prima, sono facilmente riaggiornabili, ok? Quindi perché è passato troppo poco tempo e quindi all'interno della candela del mese si possono facilmente riaggiornare. Secondo, se non avviene un aggiornamento di quei minimi è perché facciamo un super pump nel mese di novembre, la via di mezzo non c'è. Questo è il problema, è un caso estremamente raro assistere a una via di mezzo tra questi due scenari. Perché
Quindi cosa succede? Se andiamo a rompere i massimi di ottobre, questo super pump si va a delineare come molto più probabile, quindi ci sarà un eccesso, ecco quello è il discorso. La probabilità più alta è che nel mese di novembre venga ritracciato nuovamente questo minimo appena fatto, proprio perché è stato fatto in maniera prematura, troppo veloce, quindi il raggiungimento di 68, 67 qualcosa potrebbe essere in effetti maggiormente, potrebbe avere una maggiore probabilità. Non è però insolito assistere anche a dei breakout veloci dei massimi della candela precedente e quindi dei mesi molto forti, perché a quel punto Bitcoin andrebbe solo in una unica direzione, cioè solo su. Questo è anche facile da gestire a livello operativo, no? Questi due scenari sono tutto sommato semplici, perché basta utilizzare una sorta di strategia operativa che vi fa seguire il trend del mese di novembre con un piccolo indicatore, insomma, chi di voi magari ha studiato, si è formato, noi in Academy abbiamo diversi sistemi che fanno queste cose, basta seguirla. E se dovesse in effetti andare al breakout e fare un super mese di novembre, siete sopra, mentre se invece ritraccia per fare un aggiornamento dei minimi si esce il leggero guadagno, il leggero stop, ma è poi facile gestire anche quei minimi perché possono essere ricomprati in maniera molto facile. Quindi tutto sommato un mese fatto così non è malaccio, no? A livello di trading vi lascia tanti tanti spazi per agire e non è una cosa brutta. Va bene ragazzi, allora vi faccio vedere l'ultimo grafico, che è quello invece che aggiorna un grafico settimanale, settimana che infatti non va a pari diciamo a braccetto con il mese, perché deve andare a chiudere tra pochi giorni, quindi si prende diciamo una parte del mese anche di novembre. E attenzione, perché a livello settimanale il massimo storico di Bitcoin è 71.285, in questo momento siamo a 71.09, quindi è possibile che addirittura a livello settimanale, in chiusura domenica, quindi mancano due giorni, si possa riuscire a fare l'ATH in chiusura, che è molto rilevante. L'ATH in chiusura della settimana è una delle indicazioni più importanti di trend per i mercati finanziari, è più importante del mensile, è più importante del daily, perché è operativo da un punto di vista tecnico, in quanto il grafico settimanale è il migliore che c'è per investimenti di medio lungo periodo, è indicativo di quello che può succedere poi nel mese di novembre. Invece quello mensile è troppo ampio e possiamo assistere, no, a movimenti di ritracciamento, quindi lunghe shadow. Il settimanale è quella via di mezzo giusta, importante, quindi questa è una cosa da non prendere sotto gamba, e siamo vicini, quindi questo vi dice anche che a livello settimanale il vero livello da battere sono i 71.005, e se riusciamo a superarli e ad arrivarci con forza, perché adesso siamo proprio nella giornata di oggi su questi livelli, se riesce a superarli e arrivare con forza al di sopra di questi livelli, accelererà sabato e domenica, perché andrà poi a chiudere con un massimo storico nuovo settimanale. Quindi questi due giorni qualche trade, no? Ok ragazzi, va bene, allora detto questo, molto interessante anche la struttura a livello di analisi tecnica. Guardate qui, ancora una volta si configura questo come il vero minimo rilevante, piuttosto che questo sì, è un'anomalia in lingua di Bayer ciclica, e questo trend incredibile, attenzione quindi a breakout di questo livello, perché se anche a livello settimanale può farlo, potrebbe accelerare immediatamente al rialzo per poi fare una chiusura di questo tipo. È ancora valida questa prospettiva anche dopo il ribasso di ieri. Invece se non riusciamo a breccare questo livello 71.003 in chiusura della settimana, due giorni compreso oggi, allora siamo in fase di tracciamento. Vale tutto quello che vi ho detto sulla livelli di supporto per il mese di novembre. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti ragazzi, schiacciate il pollicione, noi ci vediamo nel prossimo video, buon weekend.